Me li mangia a Pasqua, diceva. Tu? I conigli veri mica mangiano conigli pasquali, rispose Eva e brontolando si mise a fare i compiti. È tutto da vedere, pensò Esterasi. E quando lei se ne fu andata a letto, mangiò tutti i conigli di cioccolata, tutti, lasciando solo la carta stagnola. Aveva la pancia talmente piena che non riusciva nemmeno a muoversi. E a dire la verità aveva anche paura di Eva. Il mattino successivo, quando papà andò in ufficio, Esterasi aspettò che aprisse la porta con un balzo. Si ritrovò in giardino e scappò a gambe levate. Addio per sempre, Eva, pensò. Adesso Esterasi era un vero berlinese, perché aveva letto tutti i giornali dall'inizio alla fine, anche le offerte di lavoro. Una offerta di lavoro se l'era ritagliata e se l'era conservata. L'offerta diceva: grandi magazzini svalutazione, per lavoro temporaneo cercansi conigli pasquali, ottima retribuzione. Oh, conigli pasquali, ottima retribuzione. È un'offerta di lavoro. Ecco cosa poteva fare. Ah, bene, 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 disse l'uomo, quello che aveva messo l'annuncio. Lui era andato a chiedere il lavoro. Dunque, lei di professione fa il coniglio di Pasqua? E dove ha lavorato prima? Io sono austriaco e mio nonno è il principe Esterasi, disse Esterasi. Credo che possa bastare. Un Esterasi, rispose l'uomo, molto lieto, se vuole può iniziare subito. Il lavoro era facile. Esterasi se ne stava in una vetrina e osservava la gente che osservava lui. Tutto qua. Bastava che facesse qualche saltello o che battesse sul pavimento le zampe posteriori, o che sgranocchiasse una foglia di insalata, o facesse una capriola, subito gli spettatori battevano le mani e gli gridavano: ma che carino! Il sabato di Pasqua, che è il giorno prima, no? Il giorno prima di Pasqua, il sabato di Pasqua, davanti alla sua vetrina si era raccolta una folla enorme. Ed Esterasi aveva già in mente di chiedere un aumento di stipendio. Ma voi sapete quanto dura Pasqua? C'è il sabato, c'è la domenica, che è proprio la domenica di Pasqua, che ancora si mangiano uova, le cioccolate. E poi c'è il lunedì, il Pasquetta, si va a fare le scampagnate e si finiscono i resti delle uova di cioccolata. Poi c'è il martedì, ma il martedì non è più Pasqua. Martedì è un giorno normale a quel punto. Pasqua è passata. E forse Esterasi questo non lo sapeva, perché martedì il capo lo fece chiamare nel suo ufficio. Uscì da dietro la scrivania e disse: ok, pagliaccio, Pasqua è finita, adesso fuori dai piedi. E così Esterasi si ritrovò per strada. E fuori non è che stesse tanto bene. Siete mai stati per strada in una grande città? C'è molto rumore. Proviamo a fare il ruolo, mi fate di sottofondo il rumore della strada e io intanto vi dico che cosa ne pensava Esterasi. Non troppo forte, se no la mia voce non si sente più. Un po' di gente che parla, un po' di pivettamento di macchine. Fatemi sentire pivettamento. Qualcuno che. Loro stanno già facendo la chiacchiera. Qualcuno che pivetti, che faccia il clacson. Come fanno i clacson? Un po' più forte, un po' più forte, puoi permettertelo. Un po' di motori? Un altro po' di gente che parla, ecco, continuate così. Brava. C'erano motociclette dappertutto che facevano un chiasso infernale. E i conigli, dovete sapere, hanno orecchie molto sensibili e sono così grandi che non riescono a tapparsi le orecchie. Oddio, che confusione! E poi a loro le zampe servono per correre, non per tapparsi. Il marciapiede era bagnato perché era piovuto tutto il giorno e i conigli odiano l'acqua. Lungo la strada non c'era niente da mangiare, solo gomme da masticare, appiccicate per terra, lattine di birra e salsicce, tutte cose che ai conigli proprio non piacciono.
Grazie, un bellissimo effetto sonoro avete fatto. E così Esterasi si sistemò sotto un furgone rosso. Almeno lì stava l'asciutto. Oh. Inoltre sentì... un profumino delizioso. Continuò ad annusare e alla fine giunse alla conclusione che sì, che dal furgoncino proveniva l'odore di strudel di mele e di Sachertorte. O sapete cos'è la Sachertorte? Cos'è? Diglielo, magari non lo sanno tutti. Esatto, quindi è una torta che è fatta lo strato di cioccolato, poi di marmellata, poi di cioccolato e poi la crosta di cioccolata. Una sintesi perfetta. E quanto buona è la Sachertorte, buonissima. Esattamente quello che ha pensato anche lui, secondo me. La torta al cioccolato, che è una specialità di Vienna. Sei andata a Vienna a mangiarla la Sachertorte? No, qui a Pordenone fanno Sachertorte. Buone? C'è da informarsi. Insomma, Esterasi si guardò intorno con molta prudenza. Si accorse che lo sportello posteriore del furgone era aperto e con un bel salto si trovò dentro. Davanti sembrava un taxi, ma dietro il furgone era pieno di centinaia di torte. Fra le teglie Esterasi trovò un rifugio buio e caldo, pieno di coperte, cuscini, vecchi giornali. Scranocchiò qualche briciola di torta, si arrotolò e si addormentò. Quando si svegliò, fuori ormai era buio e il furgone rosso era fermo davanti a una pasticceria. Sotto la coperta Esterasi trovò una torcia e scrisse una lunga lettera al principe. E la lettera diceva: oltre a me, a Berlino, c'è solo un altro coniglio, o meglio una coniglietta. Si chiama Mimì, è molto carina e straordinariamente grande. Purtroppo però è scomparsa. Il muro che mi avevate raccomandato non l'ho trovato da nessuna parte. Credo ci sia solo sul giornale. Come coniglio qui è difficile trovare lavoro. Per qualche giorno ho fatto il coniglio di Pasqua in un grande magazzino, per inciso con grande successo, ma poi mi hanno semplicemente sbattuto fuori. Adesso abito in un furgone molto comodo e non ho dimenticato i vostri preziosi consigli. Ma poiché in un'automobile non ci sono né carote né prezzemolo, purtroppo ho dovuto mangiare Sachertorte e strudel di mele. L'uomo che guidava quel furgone aveva un sacco di riccioli in testa, cantava volentieri ed era sempre di buon umore. Per fortuna era molto disordinato e non metteva mai a posto nulla. E non contava nemmeno le torte, quindi non si era accorto che nel furgone c'era qualcuno. Quando apriva lo sportello posteriore per caricare o scaricare, Esterasi tirava per bene giù le orecchie e se ne stava fermo. Il furgone girava per tutta la città per consegnare i dolci e a caffè e ristoranti. Solo del famoso muro non c'era traccia. Passarono molte settimane e arrivò l'estate. Un giorno era sabato, il tempo era splendido. Esterasi venne svegliato da una voce femminile. Franco, preparati, andiamo a fare una gita. Ah, pensò Esterasi, ah, allora si chiama Franco. E la signora grassottella che prima era davanti al furgoncino, probabilmente sua moglie. Il tuo furgone è in uno stato pietoso, disse ancora la voce femminile. Prima di partire darò una bella ripulita, vai a prendermi uno scopa, pizzi. Aggiunse rivolta a un ragazzino, che se ne stava davanti alla casa a fare niente. Poi aprì lo sportello posteriore e iniziò a mettere a posto le taglie delle torte. E questo cos'è? Esclamò all'improvviso. Esterasi era stato scoperto. Che bello! Esclamò Franco e iniziò ad accarezzarlo. Anche Pizzi, il ragazzino, era tutto contento. In macchina raggiunsero un grande prato. Finalmente. Finalmente Esterasi poteva dimostrare quanto fosse bravo a correre. Oh, sembrava un fulmine, era l'unico coniglio e venne ammirato da tutti. Da quel momento in poi Esterasi divenne parte della famiglia. Pizzi giocava con lui, Franco lo portava con sé durante i suoi giri, poteva mangiare tutti gli strudel di mele che voleva e alla sera leggeva i giornali.
L'unico svantaggio era che Franco lo chiamava sempre Esterassi, perché era italiano. E in Italia tutti gli Esterasi li chiamano Esterassi. Vabbè, pensò Esterasi, gli italiani sono fatti così, però certo che ci vuole una bella pazienza. Oh, sentite questa. Un giorno Franco disse a sua moglie: oggi andiamo fuori a pranzo. Però portiamo anche Esterassi, disse Pizzi. Ma non si può portare un coniglio al ristorante, replicò la madre. E perché no? Chiese Franco. Già, perché no? Perché il coniglio mangia tutto? Potrebbe essere una spiegazione, ma ce n'è anche un'altra. Butta giù i tavoli, ce la fa un coniglio buttare giù i tavoli? Se scorre in mezzo alle gambe della gente la fa inciampare di sicuro, eh? Spaventa tutti quanti, le signore che dicono: oddio, un topo gigante! Ma oltre a questi motivi ce n'è anche un altro. Mangia le cose, ma rosicchiare un po' di qua, un po' di là. Sporca, perché insomma il coniglio, Dio, Esterasi, non si sa, perché Esterasi viene da una famiglia, secondo me Esterasi lo sa quando deve andare e chiede: posso andare alla toilette per favore? E tutto sommato si sa comportare in società, Esterasi. Ma il problema è ancora un altro. Questo certo. Vero, però di solito dicono vietato far entrare i cani, fuori i conigli, non l'ho trovato mai scritto. Beh, sentite cosa gli succede. Perché saltano? Saltano, certo, ma sentite cosa capita. Era un ristorante meraviglioso, dove si mangiava insalata freschissima e verdure, sopraffine. A dire la verità, Esterasi cominciava a non poterne più di tutte quelle sacchertorte, L'hanno portato, sì, alla fine l'hanno portato. Aveva mangiato strudel di mele, sacchertorte per tutto quel tempo, un po' di carotine di insalata e gli si è stufato. Gli faceva anche piacere mangiare un po' di carotine di insalata. Ordinò una bella porzione di insalata mista. Il cameriere era un tipaccio dallo sguardo truce e disse: per oggi posso consigliare il nostro coniglio arrosto. Esterasi non credeva alle proprie orecchie. Mi sta dicendo che qui si mangiano conigli morti? Chiese. Oggi è particolarmente tenero, disse il cameriere. Davvero di pessimo gusto, pensò Esterasi. Se non me ne vado, fa finire che fanno arrosto anche me. Allora si alzò e saltellò verso la macchina. Gli avevano rovinato tutta la serata e quella sera scrisse al principe: ho scoperto che a Berlino c'è gente che mangia i conigli. Di Mimì per ora nessuna traccia. C'era da impazzire. Nei giornali si continuava a parlare del muro, ma per quanto Esterasi girasse la città con Franco non vedeva altro che caffè e ristoranti, caffè e ristoranti. Neanche un muro come si deve. Finalmente un giorno si fece coraggio e chiese al suo amico: Senti un po', Franco, senti un po', dimmi la verità. Ma il muro esiste o no? Franco si mise a ridere. Credo proprio di sì, rispose. Vuoi vederlo? Sì, rispose Esterasi. Sarebbe stupendo. La domenica successiva, tutta la famiglia attraversò la città. C'era profumo di autunno. Esterasi era agitatissimo. Si infilò sotto il suo cuscino, si coprì con un'infinità di vecchi giornali. All'improvviso il furgone si fermò. Una vocione disse: documenti, per favore. E un'altra aggiunse: a merci da dichiarare? Sapete, sono arrivati alla frontiera, la frontiera. No, rispose Franco. E lì dietro cosa c'è? Qualche strudel di mele, delle sacchertorte, alcune coperte, giornali vecchi e nient'altro. Mi sono dimenticata di pulire, aggiunse la moglie di Franco. Beh, meglio controllare, disse la voce. E una mano gigantesca iniziò a rovistare fra le coperte e i giornali sotto i quali...